Questo luogo fantascientifico è una centrale elettrica futuristica. È progettata per assorbire l'energia solare. Ma questi non sono pannelli solari, sono specchi. Più di 92.000 specchi sono montati su piattaforme motorizzate chiamate eliostati. Sono disposti in modo da concentrare i raggi del sole sulla cima di una torre alta 147 metri, riscaldandola. All'interno della torre, delle pompe spingono un liquido freddo verso la cima calda. Il liquido arriva a una temperatura di più di 500 gradi e torna alla base, dove attiva delle turbine a vapore che generano elettricità. Ricorrendo unicamente al calore del sole, questo impianto genera abbastanza energia da alimentare 25.000 case spagnole. Il compito di mantenere in funzione il mega impianto a energia solare spetta al responsabile del sito, Raúl Mendoza Ruiz. L'Andalusia è una delle zone più soleggiate d'Europa, con ben 3.000 ore di sole all'anno. Gli specchi ricoprono un'area grande quanto 30 campi da football. Per ottenere il massimo dell'efficienza, tutti gli specchi devono essere puliti e perfettamente allineati. Ma è tutt'altro che facile in una delle regioni più aride e polverose della Spagna. Raúl e la sua squadra monitorano lo stato degli specchi dalla sala di controllo. Ok, Raúl. Ricevono un segnale d'allarme. Arriva una segnalazione da qui. Un sensore segnala un problema con uno degli specchi. Normalmente la mia missione consiste nel produrre energia, quindi devo assicurarmi che gli specchi siano puliti. Se lo specchio è sporco, andrà rimosso per essere pulito. Ma prima Raúl deve trovarlo. E non è semplice, in un sito grande quanto Monaco.